Sergio ha recuperato il senso, ha recuperato l'essenza, ha recuperato la storia, gli usi, i costumi, le tradizioni. Diceva uno dei due relatori, un poemetto. In effetti un poemetto sì, perché poemetto si carica di senso lirico, i poemi. Non dimenticate quel che ho detto prima, l'Iliade, l'Odissea, no? E io avrei pensato a una galleria, in effetti Sergio quando parla di sé dice in questa galleria, in questa rassegna, vedete sono 61, l'avevo scritto da qualche parte, sono 65 personaggi, francamente più uno, Yuri, il cane famoso, 65 personaggi, dove entrano tutti, dove sono tutti presenti di questa meravigliosa comunità di Monte Marciano, su questa Cenerentola, ora presa dalla buona fata, per esempio era Pasolini, però voi subito quelli di destra mi diranno eccolo, come al solito va a finire sulla sinistra, sì, Pasolini era di sinistra, Pasolini era uno degli autori che aveva trovato di fronte al pericolo, adesso vi dico quale, che stava presentando, il desiderio di salvaguardare l'idea. Qual era il pericolo? Il pericolo erano le nuove generazioni, ma soprattutto la nuova cultura massificante, massificatrice e livellatrice. Con il fascismo, ecco così almeno ci parlava Nardini, una volta a sinistra, una volta, con il fascismo, signori, siamo in una condizione in cui Gentile affidò a Lombardo Radice il compito di valorizzare il dialetto. Oh, finalmente il fascismo rivalorizza il dialetto. No, non è vero. Non è vero perché Lombardo Radice presenta la legge, ma la realtà di un fascismo che, voi sapete, sotto il profilo della esposizione, sotto il profilo della locuzione, sotto il profilo della narrazione, del discorso, fatto di parole ornate, non può permettersi esotismi, inglesismi, barbarismi, francesismi, dialettismi, dialetto. Pertanto la proposta di Lombardo Radice resta lì, il fascismo ha livellato tutto, ma finalmente oggi possiamo dire che, così vi torno a sinistra, il Partito Comunista decise qualche decennio fa che il dialetto avrebbe dovuto rappresentare un punto fondamentale dell'inserimento della guerra. Allora, applausi, 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 naturalmente non è mai accaduto. Ci ha pensato Umberto Bossi. E questo ve lo devo dire. 5 Stelle ancora non ci ha pensato, però dovremmo chiedergli di lavorare su questo campo, perché dopo ci ha parlato tutti. La Democrazia Cristiana in primo luogo, ricordate, adesso se dovessi parlare di dialetto con voi, ma soprattutto con Giacomo, impiegheremmo 3 giorni di discorso. Io non so se sono passati 3 minuti, però dico una cosa, lo capite perché ci affascinava? Ce lo capite? Era così la lezione. Io non è che non ero un grandissimo studente, ma come facevano a studiare? Sì, no, per recuperare, dicevo, signori, oggi Leopardi. Poi lo guardavo per bene e dico, è tutto sul libro, adesso parliamo. Così tanto, no. Dicevo, Bossi, in realtà, guardate, la proposta della Lega, credo del 95, però no, è stata una eccellente proposta, perché come l'antica proposta che aveva fatto Pasolini, cioè dall'altra parte, il dialetto, la cosa. E tutti voi, a questo punto io ho cominciato anche ad applaudire, dico bravo Umberto, ti si deve almeno riconoscere il merito. Ah, il dialetto del nord.
cosa vuoi, interrompi, lasciali, e allora a sto punto non so più, e ho detto allora è meglio che torno a Monte Marciano, dove almeno naturalmente ho perso di vista sia gli appunti, tutto sia ciò che dove il mio carissimo, amatissimo che mi sta accanto e che mi sta guardando dall'alto, accanto a Elisabetta e la moglie e i nipoti, guardando e anche al fratello di Giacomo qui, dove può trovarmi d'accordo? Con Benedetto Croce. Benedetto Croce, leggo che, parlando di Salvatore di Giacomo, sapete, Salvatore di Giacomo poi a un certo punto levò il cappello davanti al fascismo, Croce gli voleva levare anche il saluto, però disse: l'amicizia è amicizia, e io, caro Salvatore di Giacomo, poeta dialettale gigante, ti dirò che lo devo riconoscere a malincuore, perché il mio rapporto è tra te e me nell'ambito della politica, ma io sono un intellettuale e quindi ti dedico nell'estetica, per tutti gli studiosi di Benedetto Croce, gli studenti, insomma, so che sto parlando a persone di cultura, e voi sapete benissimo, parlavo prima con Fabio Maria Serpilli, è finito il tempo in cui si pensava che il dialetto appartenesse alle famiglie o povere o alle famiglie meno abbienti. Il dialetto ha un grande... No, ci penso adesso, no. Il dialetto ha due padri. È fondamentale sapere questo, perché tutti stiamo adesso sull'onda, sai, sull'onda dell'entusiasmo massificatrice, massificatore e facebookante e onlineista. Dante, è vero, Dante è il padre della lingua italiana, perché ha saputo togliere un dialetto, quello fiorentino, raffinato, dotto, elegante e musicale, dalla marea degli altri dialetti, e ha detto: questo è l'italiano, questo dialetto. Poi ci si sono capigliati per secoli e secoli, e invece la nostra lingua ha due padri. E sempre venendo qui in macchina mia moglie mi chiedeva: come mai stai zitto? Dico: perché sto pensando. Pensate, ha due padri e una mamma. Vi lascio qualche secondo di tempo per pensare a questa mamma. Il secondo padre è Alessandro Manzoni. È Alessandro Manzoni che è l'autentico, nuovo, formidabile, stupendo padre della lingua che tutti, stavo per dire parliamo, che tutti parlavamo nell'epoca in cui io andavo al classico e pretendevo che Giacomo si esprimesse in corretto italiano, perché io ero stato formato alla scuola che voleva vedere in me le nuove, si chiamavano classi dirigenti. E chi è la mamma? Chi è la mamma della nostra... Ci provo? Sì. La Rai? Bravissimo. La mamma ha un fratello che si chiama Frigorifero, una sorella che si chiama Lavatrice, e lei si chiama Televisione, Rai, Radio Televisione Italiana. Quindi, vedete, avevo chiesto... forse ho passato i 10 minuti, però è anche bello stare con voi, e penso che a questo punto Sergio mi perdoni di aver rubato troppo. Dovrei chiudere con qualche cosa che ho scritto qui, ma diciamo così: avete in questo libro quello che il nostro sindaco ha definito una memoria storica di Monte Marciano. Avete in questi versi non le figure storiche di Monte Marciano, ma la cultura nella quale si trasforma il verbum in caro. Voi vi ricordate, no? Et verbum caro factum est. E le parole di Sergio si sono trasformate in
personaggi, in figure che si possono esprimere solo in quella lingua, perché è la lingua che caratterizza la vostra identità, l'identità di questa meravigliosa cittadina che si chiama Montemarciano. Siatene felici e orgogliosi. Grazie.